le province più colpite sono quelle di Reggio Calabria e Cosenza. Screening di massa per i dipendenti dell'amministrazione provinciale Bruzia. Intanto il virus avanza, chiuso il tribunale e la sede INPS di Lamezia. A Spezzano Sila eseguiti 500 tamponi. Il sindaco di Locri chiede di poter processare i tamponi in ospedale e non a Reggio Calabria. Intanto pronti i test rapidi. Un imprenditore calabrese è stato arrestato dalla Guardia di Finanza, accusato di frode per aver fornito mascherine non certificate, sequestro da 10 milioni di euro. Presentato a Roma il corto del regista Gabriele Muccino, realizzato per volere della compianta Iole Santelli. Finisce in parità il derby Regina Cosenza, Silani in 10 per l'espulsione di Tiritiello, resistono gli attacchi della squadra di Toscano. Buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale, lo avete visto dai titoli. Parliamo del bollettino regionale perché c'è un'impennata, un record di contagi quest'oggi nella nostra regione. Le province più colpite sono quelle di Cosenza e Reggio Calabria, vediamo. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati sottoposti a test 243.043 soggetti per un totale di 245.158 tamponi eseguiti. Allo stesso soggetto possono essere effettuati più test. Le persone risultate positive al coronavirus sono 3.099, 136 in più rispetto a ieri, quelle negative 239.944. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti. A Catanzaro casi attivi 152, 21 in reparto, 3 in terapia intensiva, 128 in isolamento domiciliare, casi chiusi 312, 278 guariti e 34 deceduti. A Cosenza casi attivi 333, 26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 305 in isolamento domiciliare, casi chiusi 586. 549 guariti e 37 deceduti. A Reggio Calabria casi attivi 623, 31 in reparto, 1 in terapia intensiva, 591 in isolamento domiciliare, casi chiusi 437, 416 guariti e 21 deceduti. A Crotone casi attivi 26, tutti e 26 in isolamento domiciliare, casi chiusi 148, 142 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia casi attivi 24, 3 ricoverati, 21 in isolamento domiciliare, casi chiusi 119, 113 guariti e 6 deceduti. Altre regioni o stati esteri, casi attivi 222, 222 in isolamento domiciliare, casi chiusi 117, 116 guariti e un deceduto. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 49, a Catanzaro 25, a Crotone 7, a Vibo Valentia 5, a Reggio Calabria 50. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 821. Parliamo adesso degli screening di massa, soprattutto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale di Cosenza per i noti casi di positività. Gli uffici dell'amministrazione provinciale di Cosenza oggi sono chiusi e questo perché uno dei dirigenti dell'amministrazione provinciale è risultato positivo al Covid-19. Ecco, abbiamo con noi il presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci. C'è in questo momento la task force dell'ASP di Cosenza che sta effettuando i tamponi su tutti i vostri dipendenti e collaboratori. Sì, noi abbiamo avuto un dirigente della provincia, ha avuto il Covid, positivo al Covid. Sono contento che sta bene, ma chiaramente è in quarantena a casa. E abbiamo deciso, io di questo devo ringraziare il dottore Marino, Mario Marino e il dottore Sisto Milito, di aver accolto la nostra richiesta di fare il tampone a tutti i dipendenti della provincia, sia a quelli che sono, diciamo così, dipendenti interni, sia a quelli che lavorano sulle strade fuori dalla casa della provincia. E quindi di questo vi devo ringraziare veramente. Le operazioni, diciamo così, si stanno svolgendo con molto ordine e regolarità e credo che è un fatto positivo perché
i nostri dipendenti hanno un rapporto con il pubblico, con i cittadini, ed è bene che, ecco, noi siamo sicuri che sono nelle condizioni di salute, che non hanno problemi di Covid. Ecco. Ecco, si parla di più di 200 dipendenti e questa misura, il rilevamento attraverso il tampone della possibilità del contagio, si è resa necessaria soprattutto perché anche molti dei vostri dipendenti arrivano dalla Presila, dove ci sono delle zone rosse. Arrivano dalla Presila, arrivano da tutta la provincia, quindi anche dalla Presila e da Casali del Mango e da Celico, anche da Belvedere, dove c'è una parte della città che è stata dichiarata zona rossa, quindi ecco... È una tutela per i lavoratori, ma è una tutela anche per i cittadini, perché i nostri lavoratori hanno un impatto con il pubblico quotidiano. E intanto il virus avanza su tutto il territorio regionale, ma andiamo a vedere nello specifico nel prossimo servizio. Il virus avanza anche in Calabria, contagi a macchia di leopardo in molti centri della regione. Sono il Reggino e il Cosentino le aree più colpite. All'Annunziata di Cosenza sale il numero dei pazienti ricoverati, posti quasi esauriti nel reparto di malattie infettive. A Diamante il sindaco Magorno ha disposto la chiusura degli uffici comunali dopo il contagio di una persona di Belvedere Marittimo impiegata presso il comune di Diamante. Il dipendente è risultato positivo ad un test Covid effettuato presso una struttura privata del territorio. Sempre a Diamante è stato individuato presso un ufficio postale un utente positivo al Covid proveniente da uno dei focolai sviluppatisi sul territorio del Tirreno Cosentino. A Cetraro scuole chiuse fino a sabato 24 ottobre. L'ordinanza del sindaco Cennamo, adottata a scopo precauzionale, considerata l'evolversi della situazione epidemiologica. Sono 39 le quarantene preventive predisposte. A San Pietro in Guarano positiva la mamma di una bimba che frequenta un asilo. A Lamezia sale il numero dei contagi, sono oltre 30. A causa della positività di un avvocato è stato chiuso il tribunale, chiusa anche la sede INPS e quella dell'Agenzia delle Entrate. Chiuso inoltre un pub di Lamezia dopo che un dipendente è risultato positivo. Nel Regino tre contagi a Villa San Giovanni, si tratta di due pazienti e un dipendente di un centro di riabilitazione. Sei nuovi casi si registrano a Palmi, tre positivi a Marina di Gioiosa Ionica, dove sono state chiuse due scuole. Anche a Rosarno chiuso una scuola del l'infanzia dopo che è risultato positivo al Covid un collaboratore scolastico, contagiati anche i componenti della sua famiglia. Prorogata la zona rossa istituita nel campo migranti di Rosarno, dove nei giorni scorsi sono stati individuati 20 migranti positivi. Ed è stata chiusa anche una scuola a Mangone. La situazione dei contagi preoccupa e non poco il Cosentino. Noi siamo andati in Presila, proprio nel comune di Spezzano, dove è stato istituito una sorta di drive-in per effettuare i tamponi a tappeto. Ci troviamo qui davanti al comune di Spezzano della Sila. Beh, in questo centro cresce l'apprensione, è un comune che si trova tra due zone rosse, ossia Celico e Casali del Manco. Perché ci troviamo oggi davanti al municipio di Spezzano della Sila? Perché tra poco inizieranno i tamponi su circa 100 residenti. È stato infatti allestito un drive-in proprio qui davanti al municipio, ci sono già le auto in fila e quindi tra poco... davvero tra pochissimo inizieranno questi test. Siamo in compagnia anche del sindaco Salvatore Monaco. Beh, inutile negare, l'apprensione cresce in queste ore perché crescono i contagi. Oggi più o meno saranno 100 i test che saranno effettuati dall'ASP. Purtroppo sì, la situazione in Presila non è delle migliori. Stiamo vivendo una forte emergenza perché questa pandemia ci sta prendendo in pieno, quindi oggi sarà fatta questa attività di screening grazie all'azienda sanitaria, appunto al dottore Marino, l'unità di crisi, insomma, dell'ASP, che ringrazio. Saranno, diciamo, attenzionati in particolar modo i contatti, i familiari dei positivi, perché abbiamo già dati per cui abbiamo 10 ufficiali trasmessi dall'ASP, tamponati dall'azienda sanitaria, che sono positivi al coronavirus, più dai nostri dati, grazie a una ricognizione che abbiamo fatto con i medici di famiglia, abbiamo altri 10-12 positivi che sono risultati ai test che hanno fatto presso laboratori privati. Il test rapido. Quindi stiamo cercando di circoscrivere e quindi fare i tamponi, i contatti e appunto ai familiari di queste persone. Noi ieri abbiamo anche contattato i laboratori privati, abbiamo
un totale di circa 500-600 persone che negli ultimi 10 giorni hanno fatto il test rapido, quindi almeno dai primi dati che ci hanno fornito, che non sono approssimativi, però il dato è questo, per cui la situazione è in evoluzione, aspettiamo insomma che cosa diciamo, i dati che emergono da questa. Quindi sono ore di attesa, intanto i cittadini sono già pronti per sottoporsi a questo tampone che sarà, come dicevo, effettuato dall'ASP, tra poco arriverà anche la postazione mobile dell'USCA dove saranno effettuati appunto questi test. E quindi cresce anche l'apprensione perché Spezzano si trova tra due zone rosse e c'è anche il rischio, poi dipende chiaramente dal risultato dei tamponi, c'è il rischio che possa diventare zona rossa. Di fatto nella sostanza Spezzano è già zona rossa, nel senso che noi siamo da una settimana nel nostro comune dove non si muove nessuno, quindi c'è il deserto sia nelle piazze sia per le strade, qui parecchie attività hanno deciso autonomamente anche di abbassare le saracinesche, quindi di questo ringrazio la popolazione insomma per questa forte presa di coscienza e di responsabilità. Noi già 10 giorni fa avevamo chiuso le scuole. Quando abbiamo avuto i primi sospetti, sono emersi i primi appunto sospetti di contatti, abbiamo chiuso scuola, abbiamo chiuso attività sportive, insomma abbiamo chiuso tutto quello che era il nostro appunto potere chiudere. Quindi però dico negli ultimi giorni, nell'ultima settimana di fatto il nostro paese è anche in lockdown, perché stanno tutti a casa, c'è molta apprensione, molta ansia, quindi è un momento difficile, un periodo difficile per tutti noi, insomma. Però ci vuole tanta forza, cerchiamo insomma di reagire, ecco, di affrontare con dignità e con umanità anche questa emergenza. Per chi volesse raggiungere Camigliatello, ad esempio in questo weekend, c'è questa possibilità oppure? Qui si ragiona, diciamo si decide di secondo in secondo, non siamo nelle condizioni di programmare. Quello che posso dire è che ci sono stati dei contatti in una scuola di Camigliatello, hanno fatto nella giornata di ieri i tamponi circa 12 bambini, a cui va tutto il nostro affetto e tutto il nostro saluto, quindi speriamo insomma che questi bambini escano negativi, per cui se non dovessero esserci insomma persone positive su Camigliatello, certamente auspico che insomma da parte della regione e delle autorità sanitarie possa essere, ecco, presa in considerazione un tipo di misure diverse. Adesso ci spostiamo a Lamezia Terme, dove è stato chiuso il tribunale e alcuni uffici pubblici, come ci conferma proprio ai nostri microfoni il sindaco Paolo Mascaro. Situazione pesante anche nella città di Lamezia Terme, dove è stata disposta la chiusura momentanea del tribunale, della sede IMSS e dell'Agenzia delle Entrate per effettuare la sanificazione dei locali dopo i casi di positività riscontrati. Attenzionate le scuole, è un'attività di ristorazione. Lamezia sta avendo un aumento dei casi, diciamo che al momento noi abbiamo comunicazione di 29 attualmente positivi e nella giornata di oggi abbiamo avuto 4 comunicazioni di positività, quindi vi è sicuramente un aumento del numero dei casi da attenzionare, da controllare, da cercare di limitare come diffusione del contagio. La situazione in ogni caso da parte nostra si sta cercando di monitorarla al massimo, di intervenire tempestivamente e di fare in modo che la diffusione del contagio si possa comunque al massimo limitare. Al momento sui 29 casi abbiamo 27 isolamenti domiciliari e 2 soli ricoveri, quindi non andiamo ad incidere in maniera forte su quelli che possono essere i ricoveri. Ripeto, sono solo 2 ricoveri ordinari, nessuna terapia intensiva. Quindi si sta cercando di dare la risposta. Oggi soprattutto vi è un po' questa grandissima emergenza di accelerare al massimo l'effettuazione di tamponi per circoscrivere al massimo la possibilità di diffusione del contagio. Quindi a mio parere è su questo che si dovrà tantissimo lavorare per far sì che vi possa essere una velocizzazione dei tempi e di avere i risultati e comunque di poter sempre di più circoscrivere con le ordinanze di quarantena i soggetti che siano essi stretti contatti o addirittura positivi. Comunque un dato di fatto è questo, cioè se in Italia oramai si viaggia a 12.000 contagi al giorno, se in Calabria oramai si viaggia a 100 contagi al giorno, era inevitabile che anche la città di Lamezia Terme avesse un certo numero di contagi, essendo una città di 71.000
100.000 abitanti. Io ho fatto un calcolo che per ogni 1.000 casi che vi sono in Italia, a Lamezia, se fosse tutto distribuito in maniera uniforme, ne dovrebbe avere 1,18. Quindi è evidente che tutto parte dalla diffusione e del contagio che vi è stato in tutto il territorio nazionale, e dovevamo essere pronti e cerchiamo di essere pronti ad un aumento dei contagi anche a Lamezia Terme. E da novembre i pazienti che necessitano di cure ospedaliere prima di entrare proprio nel nosocomio di Locri saranno sottoposti ai tamponi rapidi per accertare l'eventuale positività al Covid. È stato deciso proprio al termine del vertice in prefettura fra i sindaci della Locri e dell'ASP, un primo importante risultato, ma i sindaci continuano a lottare per chiedere che i tamponi vengano processati presso il laboratorio di analisi dell'ospedale di Locri. È da tempo che i sindaci della Locride sollevano il problema tamponi, test processati a Catanzaro e Reggio Calabria che di fatto dilatano i tempi di attesa. È necessario potenziare l'ospedale di Locri, lo hanno più volte ribadito, ma adesso dopo il vertice in prefettura a Reggio Calabria tra i sindaci della Locride e l'ASP, incontro convocato dal prefetto Mariani, arriva un primo importante risultato. L'ASP ha disposto dal 1 novembre la possibilità che vengano effettuati all'ingresso dell'ospedale questi tamponi rapidi. Di fatto nell'arco di 20 minuti avremo un'indicazione se il paziente che deve entrare in ospedale ha bisogno di cure ospedaliere è positivo o negativo al Covid. Questo è già qualcosa di molto importante per il nostro territorio. In ogni caso è emerso anche che l'ASP ha richiesto alla Regione, al Ministero della Salute, la possibilità di poter processare i tamponi presso l'ospedale di Locri. Stiamo approfondendo questa richiesta che è dello scorso 20 di aprile, perché riteniamo che sia fondamentale processare appunto i tamponi presso la nostra struttura sanitaria, anche perché purtroppo il Covid sta un po' dilagando in tutto il territorio e arrivano ogni giorno segnalazioni di soggetti risultati positivi dai laboratori di Catanzaro e Reggio Calabria, e questo implica un lavoro notevolissimo, oltre che grande preoccupazione per il nostro territorio. Una buona notizia che arriva questa volta da Crotone, dove sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sui medici e su tutto il personale sanitario del reparto di oncologia dell'ospedale di Crotone, dove ieri era risultata positiva una paziente chemioterapica. Il reparto, come si era già annunciato, è stato sanificato e riaperto questa mattina. I medici e i sanitari che erano stati a contatto con la donna e alla quale avevano somministrato la terapia avevano già fatto il tampone. Oggi sono arrivati gli esiti del test, risultati tutti negativi, scongiurando così il rischio di un potenziale focolaio. Il Day Hospital oncologico a Crotone è frequentato da numerosi utenti provenienti da tutta la provincia. Il nucleo antisofisticazione dei Carabinieri di Cosenza ha effettuato controlli mirati all'interno di alcuni reparti dell'Annunziata, dove sono state rilevate alcune criticità. Ci sarebbero diverse criticità in alcuni dei reparti dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza. Lo hanno rilevato i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, i NAS, che ieri hanno effettuato controlli mirati all'interno del nosocomio. Criticità sono emerse nei reparti di oncologia, chirurgia toracica, urologia, ginecologia, dove sono state esaminate attentamente le sale parto, e anche nel pronto soccorso. I militari hanno segnalato nel loro rapporto come vi siano pavimenti non a norma, infiltrazioni di acqua e bombole d'ossigeno non correttamente posizionate, ma avrebbero anche rilevato l'occlusione di alcune vie di fuga e la presenza di farmaci scaduti nel reparto di ginecologia, non separati da quelli in uso, e per questo è scattata anche una denuncia formale. Attraverso lo SPISAL, il Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza dell'ASP di Catanzaro, verranno adesso imposte delle prescrizioni all'azienda ospedaliera di Cosenza perché si adegui immediatamente alla normativa vigente, risolvendo le criticità riscontrate. Il Servizio SPISAL dovrà anche pronunciarsi sull'idoneità delle sale parto e ha chiesto alcuni giorni per la valutazione delle segnalazioni.
Adesso un imprenditore calabrese, parliamo di cronaca, che è stato arrestato dalla Guardia di Finanza e accusato di frode per aver fornito mascherine non certificate, un sequestro da 10 milioni di euro. Un imprenditore calabrese, 60enne, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Guardia di Finanza in Sardegna per frode nelle pubbliche forniture. Si tratta di Renato De Martin, amministratore unico della Demar Hospital, società con sede operativa a Reggio Calabria e base legale a Roma, che si è aggiudicata nel marzo scorso l'appalto della Direzione Regionale della Protezione Civile della Regione Sardegna per la fornitura di 4 milioni di pezzi tra mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale per un importo complessivo di oltre 18 milioni di euro. Secondo quanto accertato dai militari del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria delle Fiamme Gialle di Cagliari, la fornitura di mascherine non era però provvista di tutte le certificazioni tecniche di accompagnamento e in alcuni casi le certificazioni dei dispositivi realizzati in Cina non avevano validità legale. Ma non solo, dalle indagini è emerso che alcune attestazioni sulla regolarità presenti sulle mascherine fornite erano false. L'INAIL infatti ne aveva negato l'immissione in commercio perché ritenute non conformi. L'imprenditore avrebbe anche dichiarato falsamente di aver interessato l'Istituto Superiore di Sanità e di aver ottenuto una valutazione positiva sulla procedura per la distribuzione e commercializzazione dei dispositivi. Ma le certificazioni non sono mai state fornite. La Guardia di Finanza ha sequestrato più di 2 milioni e mezzo di mascherine non conformi ai requisiti di legge ed è scattato il sequestro preventivo nei confronti dei conti dell'imprenditore e della società per quasi 11 milioni di euro. Adesso ci spostiamo a Monasterace, dove nelle prossime settimane sarà operativo il distaccamento dei Vigili del Fuoco. Da oggi è operativo il distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco a Monasterace. L'inaugurazione avverrà nelle prossime settimane, forse mesi, tutto dipende dall'evoluzione della emergenza sanitaria legata al Covid-SARS-2. Ma certamente da oggi la struttura entra in servizio, per dirla in gergo tecnico, e sarà realmente operativa. Saranno i comuni di Caulonia, Bivongi, Pazzano, Stiro, insomma tutta l'area dell'Allaro e del Monte Pecoraro ad essere serviti. Siamo nell'Alta Locride, nella zona nord del comprensorio dell'Alto Ionio Reggino. Certamente si spera che ulteriori potenziamenti avvengano, ma quello di oggi è sicuramente un punto d'arrivo che darà garanzia ad un'ampia fascia di territorio della Locride. Parliamo adesso di cinema, perché è stato presentato a Roma il corto di Gabriele Muccino per celebrare le bellezze della Calabria, un'opera fortemente voluta dalla governatrice Iole Santelli, prematuramente scomparsa 6 giorni fa. Calabria Terra Mia, il corto di Gabriele Muccino, fortemente voluto dalla presidente Iole Santelli, scomparsa 6 giorni fa. L'opera è stata presentata alla Festa del Cinema di Roma, l'omaggio di Gabriele Muccino alla governatrice prematuramente scomparsa. Lei voleva una Calabria smart, l'aveva definita, cioè voleva raccontare una Calabria che avesse la forza di convincere e di innamorare. E io ho fatto questo racconto, che è un racconto d'amore, è un viaggio d'amore, cercando di seguire questa sua visione e di fatto poi facendola facilmente mia, perché è stato un luogo che mi ha affascinato moltissimo anche per la sua varietà e la diversificazione del territorio e la mutevolezza proprio delle zone che attraversi semplicemente viaggiando. Un racconto diverso dunque della Calabria per celebrare la bellezza di questa terra, una Calabria a colori. La bellezza della Calabria diciamo che va rivalorizzata, nel senso che comunque spesse volte lei voleva portare appunto colore e positività. E devo dire che in questo corto Gabriele, la sua regia, Rosio con la sua presenza, devo dire che sono stati fondamentali per dipingere la Calabria che io ho sempre amato da bambino. Mi ha colpito molto in questo tempo che ho potuto viverla un po' di più anche la gente, i calabresi, no? Perché
Io per una come me come che sono, arriva... Come sono i calabresi? Come sono? Dillo, dillo. No dai, per una dillo, come me che arriva pure... Dirlo. Vabbè, io ci abito con uno, però, fuori scherzi, per una come me che arriva dall'estero, l'essere accolta sei particolarmente sensibile, no? Quindi loro ci hanno trattato come se fossimo di casa. Parliamo adesso di calcio, di Serie B, perché è finito in parità il derby giocato ieri sera fra Regina e Cosenza. I Sielani in 10 dopo l'espulsione di Tiritello hanno resistito agli attacchi della squadra di Toscana. Un punto prezioso perché conquistato nel derby con la Regina fra le candidate a disputare un campionato di vertice e soprattutto dopo aver giocato per più di un tempo in inferiorità numerica. Il Cosenza non interrompe la striscia positiva e conquista il quarto punto in 4 gare, ma quanta fatica al granillo contro l'ex compagno e allenatore toscano Occhiuzzi non sfigura, anzi la gara si gioca sul filo dell'equilibrio nei primi minuti e in avvio subito protagonista l'estremo Silano Falcone. Carretta in avanti, prova a scardinare la difesa Amaranto, ma il suo diagonale viene parato agevolmente. Poi alla mezz'ora un episodio che condizionerà la sfida, punizione per i padroni di casa per un fallo di Tiritello su Menez che gli costa il giallo. Sulla punizione ancora Tiritello a commettere un fallo di mano sulla linea di porta. Il direttore di gara prima convalida la rete su suggerimento del guardalinee e poi ritorna sui suoi passi e estrae il secondo giallo in pochi minuti nei confronti del calciatore del Cosenza, assegnando il penalty per i padroni di casa. I lupi restano in 10 e sul dischetto si presenta Denis, che però si lascia ipnotizzare dall'estremo ospite Falcone. Mister Occhiuzzi allora corre ai ripari e sostituisce Sacco con Legittimo, ma allo scadere ancora Falcone ad opporsi alla bordata di Crisetig. Nella ripresa la squadra di Toscano spinge sull'acceleratore, forte dell'uomo in più, ma un super Falcone dall'altra parte chiude lo specchio della porta in più occasioni e salva il risultato, respingendo gli assalti degli Amaranto che ci provano a ripetizione, al quinto con un piattone angolato di Bellomo, un minuto più tardi con un colpo di testa ravvicinato di Bianchi, al 17° l'estremo Silano devia con la punta delle dita il diagonale di Crisetig indirizzato nell'angolino basso. Dopo una girandola di cambi il Cosenza ritrova forza e coraggio per reagire, al 23° si fa vedere in contropiede con Carretta che rientra sul sinistro e calcia costringendo Guarna alla parata in tuffo. Due minuti dopo il neoentrato Cone, che con un bolide dai 20 metri impegna severamente l'estremo difensore Amaranto. Gli ultimi assalti sono di marca Regina, prima Denis sfiora il palo e poi le ultime speranze di vittoria si spengono sulla traversa, imbeccata da Menez. Il derby fra Regina e Cosenza termina così, con le calabresi che si dividono la posta in palio. Loro hanno creato molto, sono andati spesso vicino al gol, quindi è giusto che il mister dica questo. Noi dico che abbiamo meritato il pareggio perché abbiamo saputo soffrire, quindi l'abbiamo voluto strappare con i denti. Lui stesso mi ha detto: Robby, non morite mai. Quindi il Cosenza non muore mai. Adesso vediamo come hanno chiuso le boss. Chiusura in calo per le borse europee, appesantite nel finale anche dall'indebolimento dei listini americani. Negli USA il focus resta sulle trimestrali e sulle trattative per l'approvazione dei nuovi stimoli fiscali. Nancy Pelosi spera di raggiungere un accordo questa settimana, mentre l'amministrazione Trump punta un'intesa entro 48 ore e propone un pacchetto da 1.880 miliardi di dollari, contro i 2.200 richiesti dalla Speaker della Camera. Aumentano le preoccupazioni per la diffusione del coronavirus, specialmente in Europa, dove si sta materializzando la temuta seconda ondata. A Piazza Affari il FTSE MIB perde il 2%, in rosso come il FTSE 100 di Londra meno 1,9%, l'IBEX 35 di Madrid a meno 1,7%, il CAC 40 di Parigi a meno 1,5%, il DAX di Francoforte a meno 1,4%. Annullano i precedenti rialzi il Dow Jones a meno 0,1%, S&P 500 e Nasdaq a più 0,1% dopo un avvio positivo. Sul Forex l'euro-dollaro risale 1,187, mentre il cambio tra biglietto verde e yen scende a 104,6. Tra le materie prime perdono terreno le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 2,8 a 41,9 dollari e il WTI a meno 3,3 a 40,4 dollari. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si dilata a 137 punti base, con il rendimento del decennale italiano in aumento allo 0,78%.
Tornando a Piazza Affari, le vendite colpiscono pressoché la totalità dei titoli del FTSE MIB e in particolare BPER a meno 6,4%, Saipem a meno 5,3% e Leonardo a meno 4,8%, mentre chiude in controtendenza di Assolino a più 2%. Grazie e buon proseguimento di serata! E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Si consolida un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Assisteremo quindi a giornate soleggiate e temperature in aumento, fino a raggiungere valori quasi estivi tra la giornata di giovedì e quella di venerdì. Domani cielo generalmente sereno su tutto il territorio, temperature in generale ulteriore aumento. Passiamo a mari e venti, domani mari calmi e venti deboli e regimi di brezza ovunque, quasi calmo poco mosso il solo settore ionico crotonese per venti ancora, in prevalenza deboli da nord. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.